E ciao ragazzi, finalmente riesco a girare questo video, i top e flop del mese di gennaio, in collaborazione con Vale Pinkix, che ringrazio e saluto. Ciao Vale, scusami per il ritardo. E partiamo subito dai prodottini che mi sono piaciuti. I flop li inserirò man mano nel video. E come prima cosa vi voglio mostrare queste tre chicchette che ho acquistato da Accessorize ai Gigli a Firenze un mesetto fa e sono dei balsami labbra. Li ho acquistati principalmente per il packaging, perché guardate che carini. Praticamente sono delle sorte di bicchierini gelato con questi tappi veramente sfiziosi. E devo dire che li ho acquistati a scatola chiusa perché erano sigillati, non c'erano campioncini da annusare, da swatchare. Li ho acquistati perché mi piaceva proprio la vista, ha vinto sugli altri sensi, diciamo. E li ho acquistati a saldo, li ho pagati se non erro sui 7 euro. E li ho acquistati pensando anche che fossero dei semplicissimi barattolini e bisognasse usare i polpastrelli per prelevare il prodotto. Invece sono rimasta soddisfatissima perché sono proprio delle specie di rossetti che girando il fondo esce il prodotto. E visto che io ho le unghie lunghe e chi ha le unghie lunghe come me mi capirà, è un pochino noioso andare lì col polpastrello e prelevare il prodotto, prima di tutto perché non è una cosa proprio igienica e poi perché chi ha le unghie lunghe spesso e volentieri puccia un pochino l'unghia dentro al prodotto e non è una cosa piacevolissima. Quindi insomma, questi voglio consigliarveli perché oltre ad essere proprio carini, insomma, sono comodi, hanno delle profumazioni buonissime, non hanno una lunga durata. Sono più che altro lucidi, non colorati. Vedete, ad esempio, questo era sul verde, questo qui è sul rosino. Non danno colore, danno proprio un tocco di luce e non durano tantissimo. Però, insomma, sono profumatissimi, sono carini da vedere, mi piacciono. Io li utilizzo molto spesso durante la giornata. Insomma, ho voluto inserirli in questo top e flop. Poi un altro prodottino che mi è piaciuto tantissimo questo mese è questa matita per labbra di Kiko, la Smart Lip Pencil, la numero 709. Questa qua di questo color bellissimo, un color vinaccia, molto molto pigmentata. E questa la abbino al rossetto di Kate Moss, il numero 20, questo qua che vi mostro. Se vi interessa, questo è il packaging numero 20. Che è questo colore fucsia molto 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 acceso, però veramente bellissimo. Io abbino questi due prodotti insieme e devo dire che la durata è estrema. Non so, grazie a chi dei due, comunque abbinati sono favolosi. Quindi l'ho pagata 1,90 euro. Io ve la consiglio. Quando ho acquistato questa, ho acquistato anche qualche premettino per un contest che farò fra qualche giorno per il primo anno di Illy Style Channel. E quindi insomma ci tengo a consigliarvela perché per 1,90 euro è presa veramente veramente bene. Poi un altro prodotto, questo invece che mi ha deluso, è questo eyeliner di Essence che ho acquistato qualche mese fa per, se non erro, 2,99 euro circa e mi ha deluso tantissimo. Io sono solita utilizzare questo eyeliner sempre di Essence da mesi, anni, da tantissimo tempo, insomma, e con questo mi trovo benissimo. Siccome non mi piace fossilizzarmi sui prodotti, mi piace cambiare per vedere le texture differenti, anche per vedere prodotti migliori. E questo non è stato migliore. Allora, questo qua è l'Essence Superfine Eyeliner Pen. Questo qua. E devo dire che a prima vista è un ottimo eyeliner. La pigmentazione è buona. Anche se su occhio è tutta un'altra cosa, comunque la punta è bella fine, bella lunga, insomma, così a prima vista mi è piaciuto tantissimo. Bene, devo dire che sull'occhio ha tutta un'altra scrivenza. Io lo applico spesso e volentieri su un ombretto, su una base con ombretto, e non scrive molto molto bene. In più ho notato che nella parte centrale, quella dove si applica maggior prodotto, macchia leggermente la pelle. Se vi faccio vedere,
non so se riuscite a vedere, comunque questa è una prova che ho fatto qualche ora fa. L'ho struccata così almeno potete vedere che segno che lascia. Questo sulla mano è un conto, su una palpebra che è una zona delicata fa un certo effetto, diciamo, non mi piace, non lo ricomprerò e non ve lo consiglio. Possiamo metterlo via. Poi altri due prodotti che mi sono piaciuti tantissimo riguardano il viso. La prima è questa maschera al cioccolato che ho acquistato qualche giorno fa, se non erro da Douglas o Marianne, una di quelle due profumerie. L'ho pagata sui 2 euro ed è buonissima. Ha un profumo incredibile, non è specifica per pelli grasse, per pelli secche, però è proprio una maschera sfiziosa come il burro cacao di prima. Ha un profumo incredibile, lascia la pelle bella morbida. Io l'altra sera mi sono riempita la vasca, mi sono fatta un bel bagno caldo con la balistica di Lush e questa è una favola, proprio veramente una favola. Quindi io se la trovate ve la consiglio anche perché costa poco, vale la pena di provarla. Naturalmente è monodose, però io tutti i prodotti monodose tendo ad utilizzarli almeno 2 volte. E invece l'altro prodotto che mi è piaciuto è un peeling, sempre per il viso, questo qua, all'olio di argan con granuli. Allora, devo dire che l'ho acquistato soprattutto per il prezzo, perché l'ho preso da Esselunga a 1,80 euro circa. Un pochino scettica, devo dire, perché olio di argan è un olio, unge la pelle, io ho già la pelle unta. Invece devo dire che mi è piaciuto tantissimo, esfolia leggermente, lascia la pelle bella morbida, non la ingrassa, insomma, è un prodotto che mi piace. Questo qua, se lo volete provare, io ve lo consiglio. Poi un altro prodotto veramente che ho amato nel mese di gennaio sono le sorpresine nuove dell'Ovetto Kinder. Sono le tarte allegre. So che non c'entra niente col make-up, però lo dico per le nuove arrivate. Noi in questo top e flop inseriamo anche prodotti che non c'entrano niente con i cosmetici, col make-up, insomma, ci tengo a precisarlo per le nuove arrivate. E queste mi piacciono tantissimo perché sono molto molto simili, se non identiche, alle tarte allegre che erano uscite 20 anni fa, quando io ero piccolina. Io ho 26 anni, naturalmente le ragazze più giovani che mi seguono non le conosceranno, però chi ha la mia età, 26 anni circa, se le ricorderà. E io amo queste cose che mi riportano indietro nel tempo, mi trasmettono delle emozioni fortissime, quindi insomma ci tenevo a rendervi partecipi, le ho già messe anche su Instagram, qualcuna di voi l'ha già vista, però insomma volevo metterle in questa classifica perché veramente è stata un'emozione per me rivederle. Le ho già finite tutte, ho già comprato tutti gli ovetti possibili immaginabili, l'ho già finito la raccolta. Sono contentissima, però insomma, ecco, un prodotto di gennaio proprio top erano queste sorpresine qua. Poi un altro prodotto che mi è piaciuto tanto è questo kit della Benefit. Questo qua, uscito il 13 gennaio, lo so perché era il mio onomastico, meglio, Sant'Ilario, e Nicola mi ha fatto un regalino, mi ha preso questo qua. Non è un kit economico perché costa sulle 35 euro, poi vabbè, io avevo qualcosina di sconto sulla carta, però insomma non è economico. Però mi piace acquistare questi kit perché all'interno ci sono diversi prodotti. Ora io qua ne ho due perché voglio parlarvi appunto di questi due prodotti. E vi dicevo, mi piacciono perché ho la possibilità di provare più prodotti, ad esempio il Professional, la full size ha un costo di 32,50 euro se non erro. E per la mia pelle problematica non è proprio un toccasana, quindi prima avrei preferito provarlo. E questi kit mi permettono proprio di testare i prodotti, di vedere se mi piacciono, se non mi piacciono e di non rimanerci male se un prodotto non mi piace perché vedete è piccolino. Se non mi piace o se mi causa dei problemi, lo prendo, lo metto da una parte e non lo utilizzo più. Un full size da 32 euro, se non piace, insomma, non è proprio una bella cosa. Sono soldi spesi male, diciamo. Quindi questo è un kit. Ve lo mostro così se vi interessa. Ha una base per ombretto, il Professional, che praticamente è un primer che minimizza i pori, problema di molte ragazze. Poi un illuminante e il mascara, questo qua.
di Benefit, che tra l'altro questo mascara qua mi era stato anche regalato in un altro Sephora, sempre il solito formato mini size uguale identico. Poi qua sotto, qua sopra ha dei consigli sulle applicazioni e uno specchiettino bello grande. Di questo kit ho provato per ora due prodotti, questo fondotinta che ho utilizzato anche nell'ultimo tutorial di San Valentino e questa tinta. Il fondotinta mi piace, ho sentito tantissime recensioni che sminuivano questo fondotinta perché praticamente ingrassa troppo la pelle, è troppo pesante, unge, insomma tantissime recensioni proprio pessime. Però io ci tengo a precisare che con me questi effetti che ho la pelle grassa non li ha avuti. È un fondotinta sì che non ha molta coprenza, il colore tra le altre cose non è proprio il mio perfetto della pelle perché questa è la colorazione medium, però nel kit c'era solamente questo. Però insomma non mi dispiace come prodotto, quindi insomma volevo dirvelo perché sentendo così tante recensioni pessime anche io sono rimasta un pochino delusa nel vedere l'interno di questo kit, perché dietro ci sono tutti i dettagli, tutte le cose contenute all'interno, e sinceramente quando ho visto questo sono stata un po' così titubante. E invece mi piace, c'è un normalissimo fondotinta, secondo me non copre i difetti, però non li mette neppure in risalto come ho sentito dire da molte ragazze, quindi altro prodotto che mi piace. Ora non ricomprerò sicuramente la full size perché Benefit propone dei prodotti ad alto costo e sinceramente non mi sembra il caso di andare a comprare una full size di questo prodotto, però insomma ci tenevo a precisare che non è poi così pessimo come ho sentito dire, o perlomeno questo è il mio parere, non lo trovo così pessimo come le recensioni che ho sentito di recente. Mentre un altro prodotto di questo kit che non mi è piaciuto per niente è questo qua, Benetint, di questo colore rosso sangue. Questo nella specifica c'è scritto che può essere utilizzato sia come tinta per labbra che come blush. Come blush non l'ho ancora provato, quindi non vi so dire se realmente ha un buon effetto, però come tinta per labbra assolutamente bocciata, assolutamente flop. Allora, si presenta così, il packaging è anche carino, ha questo pennellino come un normalissimo smalto. E è acquosissimo, a parte che è troppo acquoso, secondo me ricorda troppo l'acqua, e poi non so se riuscite a vedere ma si infila tutto nelle pieghette, cioè le ragazze non più giovani che magari hanno delle rughettine minuscole d'espressione, questo proprio sconsigliatissimo. E poi vedete proprio il colore, si cioè proprio acqua. Qua. Non è una tinta, è acqua colorata. Secondo me a questo punto preferisco utilizzare un burro cacao leggermente colorato, insomma qualcosa che aiuta anche le mie labbra, che le idrata, insomma. Quindi questo prodotto io ve lo sconsiglio, lo utilizzerò poi come blush, vi farò sapere, ma come tinta labbra assolutamente sconsigliato. Altro prodotto che mi sta facendo impazzire in questo gennaio sono queste caramelline all'orzo. Queste le ho trovate da Esselunga e sono molto molto simili alle caramelline che mangiavo da bambina. Sono queste qua, non fanno molto bene perché sono ricche di zuccheri, piene di zuccheri, però io durante il giorno ne mangio tantissime. Ho il sacchettino lì nello studio di fianco al computer e sono buonissime, io vi consiglio di provarle a chi piace naturalmente questo sapore, però io ne vado pazza. E l'ultimo prodotto top del mese di gennaio è un giochino per il cellulare, io ce l'ho sull'iPhone, non so se è disponibile anche per altri cellulari, ed è questo qua, Ruzle o Ruzle, non so la pronuncia esatta, ma mi piace tantissimo. L'altra sera non riuscivo a prendere sonno, ho scritto sulla mia pagina Facebook se qualcuna come me non riusciva a prendere sonno, insomma ero disponibile per fare una partitina a questo gioco, e siete arrivate in tantissime. Io adesso ho una cinquantina di partite aperte.
Mi scuso con le ragazze che stanno aspettando una risposta, però cerco di giocare un pochino con tutte, quindi magari se vedete che tra un round e l'altro impiego molto tempo è perché appunto cerco di fare un round con tutte, poi quando ho finito con tutte ricomincio con le ragazze con quali magari ho già fatto il primo round, insomma abbiate pazienza. E mi piace tantissimo, soprattutto perché c'è la possibilità di scambiarsi dei messaggini e anche lì tantissime di voi mi hanno mandato dei messaggini carinissimi, quindi insomma vi ringrazio tutte, un bacione a tutte le mie avversarie su questo giochino. E niente ragazze, questa era la mia classifica dei top e flop del mese, spero di avervi tenuto compagnia e di non aver fatto durare questo video in eterno. Noi ci vediamo al prossimo video e un bacione. Ciao!